La Pistoia intende mettere un freno alle sconfitte, in modo particolare le ultime due contro Piacenza e Alessandria. Contro il Como gli arancioni debbono rilanciarsi e rimettere in moto la classifica per allontanare la zona a pericolo. La formazione comasca occupa il terzo posto in classifica. In trasferta ha un percorso positivo con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il tecnico Fabio Gallo dispone di una formazione quadrata in ogni reparto. Tra gli attaccanti brilla un certo Lenoci, che si fece le ossa nell'Aianese a tempi di Massimiliano Allegri allenatore. In campo ci sarà anche Nadir Minotti, ex Como, ospite della nostra trasmissione Giovedì Sport. Crediamo molto, giochiamo bene, però non basta. E sappiamo che ci manca qualcosa, visto che se i risultati dicono questo vuol dire che qualcosa non va. Lo sappiamo benissimo, però sappiamo anche che siamo un'ottima squadra e ne abbiamo tutti la consapevolezza e sicuramente non molliamo, e anzi siamo ancora molto speranzosi e fiduciosi per il futuro. Se non vinciamo qualche problema c'è, non è che può essere sempre sfortuna o demeriti, diciamo, di qualcuno, però ci stiamo lavorando, ne abbiamo già parlato col mister e quindi già durante la settimana ci stiamo prendendo quegli accorgimenti che sicuramente in futuro si vedranno. E dobbiamo svoltare sicuramente in casa, perché perdere due partite in casa poi contro le due Piacenze non è che sono proprio squadre. Non ci porta quindi molto bene come città. Però sicuramente in casa bisogna trovare la vittoria e trovare quella continuità di risultati già in casa che ci permette di risalire la china e di stare in posizioni dove secondo me ci spettano e ci meritano. Como è una squadra in ottima forma in questo sì, momento. Sì, arrivano da 4 vittorie consecutive e conosco sia l'allenatore, perché era stagione d'Atalanta, Fabio Gallo, conosco altri ragazzi e sono una squadra molto solida, diciamo giocano un 3-5-2, un 5-3-2. Sono forti loro, cosa c'è da temere in particolare? Ma secondo me, come dicevo, sono molto solidi, nel senso concedono poco e sicuramente lasceranno fare la partita a noi, ci aspetteranno e poi tenteranno di colpire in contropiede. Quindi penso sia questa come prepareranno la partita. Poi vabbè, conosciamo tutti comunque le noci, Chinellate, tutta gente sia di spessore per la categoria e comunque anche dietro hanno tutti i giocatori esperti. Ribadisco che dobbiamo dare una svolta in casa e quindi sicuramente si entrerà ancora più convinti e decisi per trovare questi 3 punti.